che non mi risponde. E mio papà l'ho chiamato prima, l'ho sentito strano, sono venuto a trovare. Da quanto tempo? Allora, prima l'ho sentito al telefono. Signora, mi sente? Di venire qui. Non risponde. Ok. C'è polso? Non c'è polso. Ok, per ricomincio a massaggiare, sì. Tanto dammi una cassa e conferma la rega. Centrale d'ascolto. Ok, continua a massaggiare, ricomincio dall'inizio. 4, 5, 6, 7, 8, 29, 30. Vai, vai. Okay. Passa. Riesco a ventilare? Riesci a ventilare. Aria libera? C'è un po' di secrezione salivare. Ok. D'accordo? 10, 15. Continua. Vai, continua, continua. Ok. Okay, vai, riprendi. La stante non c'è più. Ho fatto un po' di tempo fa al cardiocentro, hanno detto che era tutto a posto. Ok, 23, 24, prende dei farmaci? La mattina stava bene, l'ha sentito? Ma io l'ho sentito al telefono, era un po' strano, però... Libero. Ok, ventilare, riesco a ventilare. Passa, passa. 32, passano. Sì. 29, 33. Buono. 3, 24, 25, 27, 28, 29, 30, ultimo ciclo. Ok, via tutti che scarico, nessuno okay. Più paziente. Ok, okay. Dai, comincia di nuovo, 1 mg di adrenalina. 28, 29, 30, 4, inizio l'ultimo ciclo. Tanto ti prendi sì. Il massaggio. Libere. Cosa abbiamo come parametri? Abbiamo una saturazione? Ok, 91 di saturazione, lui non respira, continua a non respirare. Non respira. Riesco a... 100 di fentanyl? Sì. Ok, ci sono nati. Ok, benissimo. Gli aspiri, l'aspirina? Sì. 20 dietro mi date. Ok, 20 dietro mi date. Ok. Sì. Passi tu le cose? Sì. Dai. Ok, Tato. Aspirina e liquimina li hai già aspirati? La liquimina sto aspirando un po' meno. Passa sopra. Sono mi scivola. Non ce l'ho. Non si riesce. Ok. Sì. Hai finito così. Allora, A abbiamo gestito, B sì. 94 di saturazione, poi in macchina prepariamo il sì. Ventilatore. Ok, somministrata. Come sta? Guardi, adesso il cuore è ripartito, okay. Andiamo al cardiocentro, va bene. Quello che abbiamo visto è un probabile di un infarto, ok. Deve andare al cardiocentro. Va bene, portatelo, sì, assolutamente. Solo se ci dà giusto una mano, se viene da questa sì, parte, sì. Quando glielo dico ci avvicina. Questo? Sì, esatto. Ok. Adesso ci siete? Grazie ragazzi. 2, 3. Venga pure più in su, in su, in su, in su, in su. Ah, ok, perfetto. Posizionati ragazzi. Girati verso di me. Ok. Quando vuoi. Allora, trascendiamo, ci siete? Ci siamo. 1, 2, 3. Ok. Prendiamo un pochino più in su. Così, ponte, bacino e spalle. Al tuo 3. Ci siete? Al mio 3. 1, 2, 3. Stop. Ok. Ok, tanto ti occupi di fissare. Sì. Ok. Scusa. Ok. Posso vuole fare un 10x10. Andiamo
Bentornati da parte mia di Giorgio. Giorgio, intanto vi ringrazio per l'impegno che avete messo, la serietà, che non è sempre un aspetto scontato o comunque facile da implementare in un momento di simulazione. Darei la parola a Natalie, leader dell'intervento. Spa c'era un codice rosso, paziente incosciente a novaggio. All'arrivo ci accoglie il figlio, che ci dice che l'aveva visto durante la mattinata e che adesso l'ha trovato appunto in casa incosciente, come poi abbiamo trovato noi il paziente. Sulla chiamata allo stimolo doloroso il paziente non rispondeva, quindi ho preso subito un polso che era assente, quindi abbiamo iniziato tempestivamente il massaggio. Nel frattempo ci siamo organizzati, abbiamo erogato la prima scarica. I cambi dei massaggi erano sempre, se non sbaglio, ogni due minuti adeguati. Le scariche anche sono arrivate. Ok. Proviamoci un attimo magari sulla prima parte, che è quella un po' più, diciamo, critica nel gestire una rianimazione, però è un paziente incosciente da rianimare. Sappiamo benissimo che abbiamo dei target importanti da rispettare sulla rapidità di esecuzione del massaggio cardiaco e di ricerca del ritmo defibrillabile. Quindi possiamo vedere un attimino magari con Giorgio se abbiamo rispettato un po' ecco questi target. Venite. Permesso, buongiorno! Cosa succede? Cosa succede? Vai più comodo. Da quanto tempo? Signora, mi sente? Ok. C'è polso? Ok, a tutti che scarico, nessuno tocchi il paziente. È proprio a livello di comunicazione in un contesto proprio di esame, lui è un volontario, prepara mia adrenalina, ricordati sempre di dare l'ordine completo, adrenalina da 10 mg in una siringa da 10, soprattutto nei confronti di un volontario per evitare qualsiasi poi rischio di fraintendimento. Attenzione alla supervisione sul massaggio, c'è stato un certo momento dove Stefano non era proprio performante nel massaggio cardiaco, possiamo vederlo. 25, 26, 27, 28, 29, 30. E si vede bene in questa. Ok, vedi i gomiti che flettono un po'. Sì, sì. Attenzione, ecco. Un intervento che per questo è diventato abbastanza complesso nella sua gestione totale, perché comunque abbiamo avuto un ROSC, abbiamo dovuto intubare il paziente. Ricordate che nel monitor abbiamo anche, oltre a tutto quello che usiamo di solito per il paziente, un foglio, la checklist. Ricordatevi che vi può aiutare soprattutto in una situazione complessa come questa. Bene, credo che a parte il problema tecnico, certo.